Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un gioco che a me è piaciuto talmente tanto che me lo sono finito in un pomeriggio. Sto parlando di Evoland. Che cos'è? È un GDR, action, ma totalmente differente da tutto quello che avete visto fino ad oggi. Anzi no, in realtà l'avete già visto, anche perché è un remake di tutti i giochi GDR che avete giocato nel passato. Stiamo parlando di Final Fantasy, Zelda, c'è anche Bomberman, c'è Super Mario, qualche richiamo, c'è di tutto in questo gioco, c'è di tutto. E sì, perché gli sviluppatori non si sono fatti mancare proprio niente. Il gioco infatti era nato per partecipare ad un contest che si chiama il Ludum Dare 24, dove una serie di sviluppatori si sfidano nella creazione di un gioco in 24 ore, in solo 24 ore. Ovviamente Evoland stravince questo contest e gli sviluppatori, tanto presi da questo progetto, creano una nuova versione che inseriscono su Steam. Ok, se siete arrivati fin qui vi devo dare già una brutta notizia, perché quello che avete visto fino ad ora sono i credits finali del gioco. Mi stanno già fischiando le orecchie per tutte le parolacce che mi state dicendo, ma non importa, iniziamo col gameplay. Ok, all'inizio il vostro personaggio non ha un nome, deve solo camminare ed aprire queste casse. Ogni cassa contiene un tesoro. Nei tesori non troverete sempre armi, non troverete sempre bonus, ma troverete delle implementazioni nuove del gioco. E sì, perché vi capiterà di trovare l'implementazione del sonoro, oppure l'implementazione dei colori, oppure magari una spada, oppure un punto di salvataggio. Insomma, all'inizio è tutto così. Cercate le casse che vi danno la possibilità di avere delle implementazioni del gioco. A proposito, quando iniziate a giocare non sapete che cosa state facendo, non conoscete nemmeno la storia del gioco, la trovate nella cassa. Ok, è un GDR, quindi dovrete fare tutte le cose che ci sono da fare in un GDR. Ma la prima parte del gioco è talmente bella, simpatica e divertente che pregherete di trovare altre casse in giro per vedere soltanto che cosa c'è dentro, non per potenziare il vostro personaggio. Ed è una cosa che in realtà va contro ogni logica del GDR classico. Ma ci sta tutto, stiamo parlando di Evoland, che è una cosa totalmente differente da tutto quello che avete visto fino ad oggi. O forse no. Fatto sta che dopo aver aperto l'ennesima cassa e averci trovato un sistema di battaglia, non vi stupirà aprire un'altra cassa e trovarci un villaggio. Ma continuiamo con il gioco, perché proprio adesso comincia il vero e proprio GDR. Dovrete andare in giro, parlare con le persone e trovare cose, tipo semi, che vi fanno crescere. Bene, dopo aver scoperto che anche gli NPC escono dalle casse, dovete acquistare le armi per uscire da questo cazzo di villaggio. Attenzione, perché in alcune casse potrebbero esserci delle carte. Quelle carte vi serviranno a giocare a un minigioco più avanti nel gioco. Troppe volte gioco. Bene, siamo pronti per aprire l'ennesima cassa e trovarci dentro dei mostri con una principessa da salvare. Ammazziamo più velocemente che possiamo i mostri e svegliamo il nuovo personaggio, al quale potremo dare un nome, nome che noi non abbiamo ma prenderemo subito dopo avanti nel gioco. Ok, finalmente abbiamo una missione. Dobbiamo accompagnare la nostra nuova amica alla ricerca di un cristallo dai poteri magici. E dopo aver combattuto contro decine e decine di mostri all'interno di una cava, troviamo questo maledetto cristallo. Ovviamente i poteri del cristallo sono protetti da un enorme mostro che dovremmo sconfiggere, il primo vero boss del gioco. E magia di tutte le magie, da 2D il gioco diventa 3D ed è fantastica questa cosa, perché uno non se l'aspetta proprio. E voi ve lo siete bello che hai spoilerato, cari miei. Continuando ad aprire casse troverete la musica 16-bit, dei cuori e una nuova texture. Dopo aver ammazzato i primi mostri 3D, comincerete a capire a cosa servivano quelle enormi mattonelle nere che dalla visuale 2D vi bloccavano la via. Cammina che cammina troviamo altre casse. Comincerete infatti a vedere le texture HD, una nuova visuale per quando andrete ad aprire tesori e la prima stellina. Come succede spesso nei GDR, ci sono tanti segreti o stelline in questo caso da trovare, ma state pur certi che io non le troverò tutte quante, anzi me le cagherò proprio poco nel gioco. Finalmente usciamo dal bosco e troviamo subito una cassa che ci trasforma nella visuale 3D di Final Fantasy VII. Beh, qui devo dire la verità, ho quasi cacciato la lacrimuccia. Ovviamente per raggiungere il secondo villaggio, di cui forse avevo accennato qualcosa all'inizio di questo video, dovremo attraversare un vero e proprio dungeon, dove ci troveremo a dover sbloccare porte e uccidere nemici che, per dover di cronaca, sbloccheremo noi con le nostre povere mani. Un dungeon è un dungeon, e non vi sto qui a dire cosa dovrete e non dovrete fare, ma ricordate che tutto ciò che andrete ad aprire vi si ritorcerà contro. Dopo essere morto qualche milione di volte, decido che nei labirinti è meglio prediligere lo stealth mode, che nei GDR si traduce in chi va piano, va sano e va lontano. Arrivo al boss e dopo aver impiegato circa mezz'ora a capire come cazzo si ammazzava, finalmente finisco quello che credo sia la prima parte del gioco. Come ogni buon boss che si rispetti, anche questo mi droppa una spada leggendaria che assomiglia totalmente a quella di Claude di Final Fantasy VII. Usciamo da questa cava maledetta, ammazziamo qualche mostro e ci troviamo finalmente al villaggio. Nel villaggio scopriamo che è successo qualcosa di brutto all'albero del mana, albero che pare proteggesse il mondo. Per colpa del nostro lettore DVD, un po' lento, dobbiamo aspettare il caricamento del disco del gioco.
Non vi preoccupate, ne troverete uno più veloce dal mercante, ma costa un botto e ve lo potrete permettere solo dopo esservi spaccati ben bene i coglioni girando il villaggio. Ad Augai Village scoprirete che avrete bisogno di un amuleto, diviso in due parti, per affrontare la bestia immonda che a quanto pare è invaso l'albero del mana. Prima di andare a recuperare le parti dell'amuleto dovrete procurarvi una bomba, e anche in questo caso dovrete chiacchierare qua e là con le persone del villaggio. Andando alla ricerca della cava a nord, vi imbatterete nelle piante carnivore, nei funghi e nelle tartarughe di Super Mario. Quando troverete l'ingresso per la cava potrete decidere quale personaggio utilizzare all'interno. Ovviamente io me ne sbatto altamente di scegliere la maghetta e continuo col mio spadaccino. Poi da classico GDR tutto diventerà molto più action, tanto per capirci in stile Diablos, e dovrete persino trovare gli oggetti in giro per il dungeon. Ci sarà anche il tempo per qualche miglioramento grafico e per fare un po' di combo. E dopo una spadata di qua, una spadata di là, si arriva al boss, che è una vera e propria spina nel culo, dato che sarà veramente duro a morire. Ma noi non demordiamo e lo corchiamo di botte fino alla fine. La ricompensa dopo tanta fatica è il pezzo dell'amuleto e il portale che ci riporta in città. Con i soldi che abbiamo fatto nel dungeon ci compriamo un nuovo lettore DVD più veloce e vaffanculo schermate di caricamento. E in più la carta che ci servirà a giocare a Double Twin, che è il minigioco di questo magico Evola. Usciamo dal villaggio e ci rechiamo in basso nella mappa. Qui troviamo un bosco in cui dovremo utilizzare le bombe per rompere le rocce e l'arco per bruciare alberelli, il tutto continuando a cambiare la grafica da 2D a 3D attraverso l'uso dei cristalli. Insomma, un bordello apocalittico. Dopo aver girovagato per ore, riusciamo a trovare l'altra parte dell'amuleto e raggiungiamo la torre del cattivo Zephyros. Ho passato una buona mezz'ora a resistere agli attacchi del mostro, utilizzando tutte le pozioni che avevo. Solo dopo averle finite ho capito che si doveva morire per attivare la mossa speciale, Behemoth, il GF di Final Fantasy in pratica. La nostra compagna di viaggio muore e io mi ritrovo da solo a combattere i mostri in giro per il mondo. Tuttavia mi rallegro subito perché tornando al villaggio trovo la macchina volante ad aspettarmi e io posso girovagare a cazzo di cane in giro per il mondo senza che i mostri mi attacchino. Decido comunque di finire il gioco andando a liberare l'albero del mana infestato da uno Zephyros gigante. Devo dire la verità, sono morto un sacco di volte cercando di capire come uccidere il mostro e quanti secondi aspettare prima di sferrare un determinato attacco. Ma dopo circa 40 minuti di estenuanti corse ce la faccio, salvo il mondo e divento un eroe. Fine. Con i semi, credo. Vedi, vai, corri. Addio. Non è andato. Vaffanculo. Prendi. Porca troia. Vabbè, ma sei. Comunque, lento. Guarda l'accetta quando sta. Aspetta, rallenta con l'accetta. Perché? E questa 13, 12. Vabbè, ma l'accetta la posso ricostruire come voglio io. Sì, però vedi che ti manca. E guarda, i flint ce l'ho, i legnetti ce l'ho.